Io sono Daniele Barillari, vi presento oggi Massimo Modè, consigliere delegato per la provincia di Piacenza. Buonasera. Che quindi rappresenti AIS nella tua provincia. Certo. Provincia nella quale abbiamo una didattica, certo, dei corsi, prima attività didattica, siamo impegnati in corsi, attualmente stiamo facendo un corso di secondo livello con degli ottimi numeri che si avvia alla conclusione fra un mese e abbiamo in programmazione un terzo livello che faremo da settembre, quindi come didattica siamo assolutamente molto contenti, una ottima partecipazione e oltre alla didattica facciamo anche degli eventi per divulgare la cultura del vino e in particolare anche con occhio di riguardo ai produttori del nostro territorio. E quindi di recente abbiamo fatto un evento dedicato alle eccellenze piacentine, quindi un evento che è dedicato alla guida, la nostra guida regionale, con una ottima partecipazione e quindi queste sono le nostre attività, insomma, primarie. Riscuotiamo un interesse crescente da parte dei nostri associati e quindi questo è quello che noi attualmente, insomma, registriamo, un'ottima attenzione alle attività che facciamo, sia di didattica e di eventi. Perché comunque essere soci AIS significa tante cose, si può partire con l'idea di diventare sommelier o diventare semplicemente soci AIS e quindi rimanere nell'ambito dell'enogastronomia e partecipare agli eventi pur senza diventare sommelier. Chiaramente per diventare sommelier bisogna sostenere i corsi di cui parlavamo poc'anzi con Massimo e che sono presenti in tutte le 6 province di AIS Emilia, tra cui Piacenza, regolarmente, annualmente vengono fatti. Noi ogni semestre facciamo un corso, quindi. Quindi se avete intenzione di diventare sommelier potete tranquillamente farlo nella vostra città se siete di Piacenza e partecipare ai corsi di AIS sui quali potete rimanere informati sul sito aisemilia.it. Certo. Inoltre, sempre sul sito aisemilia.it, sezione Piacenza, potete anche rimanere aggiornati sugli eventi e le degustazioni e le collaborazioni che AIS Piacenza organizza all'interno della propria delegazione. Allora, a questo punto ringraziamo Massimo Modè per il suo tempo e invitiamo tutti coloro che fossero interessati a diventare sommelier o a seguire gli eventi di AIS Piacenza ad andare sul sito www.aisemilia.it, sezione Piacenza, ed informarsi. Massimo, sarò sempre a disposizione, è vero? Volentieri, sì, sono a disposizione. Approfitto per in anteprima raccontare il nostro futuro evento, faremo il 31 maggio sui vini della Grecia, molto interessante, con un relatore molto molto bravo, quindi teneteci d'occhio e seguite il nostro sito. E anche la pagina Facebook. E la pagina Facebook, ovviamente. Va bene, allora di nuovo grazie Massimo e grazie ci sentiamo a presto. Grazie. Ok? Ciao.